quando chiamare i vigili del fuoco in caso, ad esempio, di emergenza domestica? Allora, i vigili del fuoco è opportuno chiamarli in tutte le situazioni in cui c'è una necessità di un soccorso tecnico urgente. Chiaramente passiamo dagli interventi di maggiore rilevanza, che non sono soltanto gli incendi, ma appunto sono gli incidenti stradali, sono il soccorso a persona, interventi di grande importanza e impatto, quali possono essere rilasci di sostanze chimiche, biologiche o radiologiche, anche dovute ad atti criminosi, fino all'intervento che peraltro ci riguarda più frequentemente, è l'intervento più frequentemente svolto al comando di Bologna, che è quello dell'apertura porte e finestre. In ogni caso, tutte le volte che si ha il dubbio è opportuno telefonare al 115, l'operatore sarà in grado di poter fornire la risposta più adatta alla specifica situazione. Fa uno strano effetto questo silenzio. Non accade spesso che su cinque nessuno apra bocca. Chissà. Magari pensano come me a quanto è strano e imprevedibile questo lavoro. Eppure la giornata era iniziata nel bene. Abbiamo fatto felice una signora. È bastato aprirle la porta di casa per ridarle il sorriso. E che dire dell'incendio di quell'appartamento al centro? La mia squadra ha lavorato alla grande. Abbiamo portato in salvo un'intera famiglia. Ma era destino che non finisse con quell'incendio la nostra giornata. La mia squadra è stanca. Stiamo rientrando da un brutto incidente stradale. Abbiamo fatto il possibile. Non abbiamo potuto far altro che estrarlo senza vita, quel poveraccio. Puoi fare tutto il bene del mondo, ma il dolore per una persona che ti muore tra le braccia non te lo scordi più. Ma il bello di questo lavoro è che basta un piccolissimo gesto per farci tornare il sorriso. Riparte dall'ospedale, siamo rientrati dal locale molto più piccolo, abbiamo liberato, ringrazio del posto. Orgogliosi di essere vigili del fuoco. Quali normative sono state approvate nell'anno 2015 in materia di prevenzione incendi? Direi che i provvedimenti principali che sono stati emanati sono il nuovo decreto legislativo 105, cosiddetto Seveso 3, che si applica alle attività a rischio di incidente rilevante. Altro provvedimento molto importante, sicuramente di maggiore impatto nell'attività di prevenzione incendi, riguarda il cosiddetto nuovo codice di prevenzione incendi. Questa normativa rappresenta una svolta nell'applicazione della prevenzione incendi, in quanto, a differenza del passato, introduce una modalità meno prescrittiva ma molto più flessibile e completa per individuare le caratteristiche antincendio delle attività, sia luoghi di lavoro che non, e anche attività di tipo civile. La normativa affronta la tematica della sicurezza antincendio secondo i vari aspetti, che sono quelli delle vie di esodo, della resistenza al fuoco, della compartimentazione, della reazione al fuoco, della gestione della sicurezza. Insomma, in un unico provvedimento normativo si riesce a trovare tutti gli elementi utili al progettista per individuare le caratteristiche antincendio dell'attività. Gli incendi sono di varia natura.
Purtroppo uno dei luoghi che più frequentemente sono interessati dagli incendi e in generale dai nostri interventi sono le abitazioni, quindi oltre la metà degli interventi e anche degli incendi si svolgono all'interno delle abitazioni e questo potrebbe magari suggerire la necessità di qualche attenzione in più da parte delle persone nei comportamenti che si adottano in casa, nella scelta e nella manutenzione di impianti e apparecchiature elettriche che costituiscono la causa primaria di incendio all'interno delle abitazioni e in generale la causa primaria di incendio, per cui e magari anche potrebbe essere l'occasione utile per ricordarsi che l'estintore è un'apparecchiatura non soltanto utile nei luoghi di lavoro ma anche all'interno delle abitazioni. La pianificazione di una squadra antincendio all'interno di un cantiere è parte fondamentale della sicurezza del cantiere stesso. Esistono vari tipi di estintori, tra cui quello ad anidride carbonica, adatto per fuochi di tipo liquidi ed elettrici. All'insorgere di un incendio si dovrà provvedere a spegnere l'incendio impiegando l'estintore adeguato alla classe di fuoco del materiale che sta bruciando. E si dovrà rimuovere il chiavistello di sicurezza, impugnare la lancia e dirigersi verso l'incendio con le spalle al vento, erogando l'estinguente 3 o 4 metri prima, muovendo il polso per creare una sorta di scudo a protezione tra noi e le fiamme. Altro tipo di estintore è di tipo a polvere, adatto per combustibili di tipo solido, liquidi e gassosi, e potrà essere impiegato nello stesso modo dell'estintore ad anidride carbonica. In qualità di docente proprio sulla tematica antincendio, quali sono i temi maggiormente trattati proprio con i ragazzi e collocati appunto nel tema sicurezza sul lavoro? La nostra scuola edile eroga attività formative nell'ambito della sicurezza e nonché nell'antincendio. Infatti qui presente abbiamo una moltitudine di presidi antincendi presenti nelle nostre attività come anche nelle attività didattiche che vengono appunto erogate. Il mercato volge a nuovi prodotti innovativi, oltre quindi ai classici estintori presenti nelle varie attività, esistono anche estintori di innovazione, prodotti innovativi, per esempio estintori a base acqua che possono essere utilizzati sugli impianti in tensione. Parliamo di prodotti che possono essere utilizzati addirittura nel sistema marino, oppure estintori che possono essere utilizzati nell'ambito caseario, oppure nell'ambito diciamo, dell'attività normale come la nostra scuola edile, oppure anche quello più piccolino che potrebbe essere un estintore molto molto adatto per le attività appunto di casa. Ecco, facciamo un esempio in questo senso, quindi tutti possono ipoteticamente spegnere un incendio? Potremmo azzardare a dire sì, è logico che un'attività formativa specifica nel settore eroga una certezza di intervento. Si presuppone che io debba gestire episodi chiamati principio di incendio, focolai e non situazione per la quale, non avendo abbigliamento anticalore e quant'altro, non posso esprimermi. Siamo di fronte a un mezzo proprio utilizzato dai vigili del fuoco per intervenire nelle emergenze. Che cosa contiene? Allora, questo è un mezzo fuoristrada, intanto è un mezzo caricato e attrezzato per un determinato tipo di specifico lavoro, quanto riguarda un'elevazione, quanto riguarda un recupero di persona magari in zone dove necessitiamo e dove altri mezzi non riescono ad arrivare, quindi abbiamo attrezzatura idonea con corde, imbraghi e
per far sì che questo intervento venga svolto il meglio possibile e il più velocemente possibile. Qui abbiamo tanti tipi di barelle, abbiamo degli zaini già pronti per quanto riguarda gli operatori che, prendendo questo mezzo, devono andare a svolgere questa attività, e tante corde che servono proprio in caso dall'alto calarsi o in caso di pozzi raggiungere il pericolante. Ecco. Viene utilizzato molto in recuperi da viadotti, tutto quello che quindi dal manto stradale a tutto quello che può essere sotto a un viadotto, quello che è un precipizio, quello che fino a quel mezzo ci si può arrivare. Ecco. Nel corso di un anno quante uscite in media fate per spegnimento incendi? Dunque, in generale il Corpo Nazionale effettua all'anno oltre 700.000 interventi. Di questi il 26%, quindi un quarto circa, sono interventi per incendi. Se poi ci vogliamo soffermare alla realtà di Bologna, quest'anno siamo oltre 12.000 interventi con quasi 2.000 interventi legati agli incendi. Il dato positivo è che di questi 2.000 incendi, in termini di effetti sulle persone, quindi in termini di vittime, danno luogo a delle cifre che sono molto inferiori rispetto alla media europea. Questo sicuramente legato al buon comportamento delle persone, ma anche alle normative, probabilmente alle normative di prevenzione incendi che soprattutto in questi ultimi anni sono state emanate. E fra queste vorrei anche evidenziare la diffusione della cultura della sicurezza antincendio, soprattutto nei luoghi di lavoro, solo per dare insomma, una piccola indicazione: in ogni luogo di lavoro è obbligatoria la presenza di addetti antincendio. È proibito e pericoloso accendere fuochi nei boschi. La marmitta caldissima rischia di incendiare l'erba secca. Se avvisti delle fiamme o anche solo del fumo, non perdere tempo inutilmente. Telefona subito al 1515 o al 115 per dare l'allarme. E ricorda, la protezione civile sei anche tu. All'interno di un cantiere potrà essere presente, ove previsto, un altro presidio, l'idrante, correlato di una manichetta di lunghezza pari a 20 metri ed una lancia con getto regolabile. Questo presidio va utilizzato con due addetti, in quanto il primo srotolerà la manichetta lanciandola e si dirigerà verso l'incendio innestando la lancia, ed il secondo attaccherà la manichetta al rubinetto e lo aprirà dopo un gesto del primo addetto. Una volta utilizzato il presidio, va fatto asciugare appendendolo e successivamente arrotolandolo e mettendo il bocchello femmina sopra il maschio a distanza di 3 piedi, ed in seguito arrotolandolo in modo compatto per permettere un nuovo rotolamento efficace. Come si usa un estintore? L'estintore è presto da utilizzare, in quanto viene visualizzato il manometro, deve essere sempre indicante il verde, in questo caso, ripeto, questo è puramente dimostrativo, va tolta quello che è una spina di sicurezza, va impugnata quello che è una lancia di erogazione e quindi viene premuto il prodotto per far uscire il materiale. L'innovazione volge ad avere degli estintori che possono essere utilizzati sui solidi, sui liquidi e sugli oli combustibili. Addirittura determinati prodotti hanno una facilità di intervento perché hanno delle manichette erogatrici che sono molto più lunghe, proprio per avere una minore esposizione diretta con il fuoco. Dal DM 7 gennaio 2005 gli estintori abbiano durata di 18 anni. Quantificata questa durata, gli estintori in Italia ogni 6 mesi vanno controllati, ogni 24 mesi hanno quindi un processo di ricarica e sostituzione dell'agente estinguente, hanno diversi mesi, diciamo, di collaudo e hanno questa operatività che viene controllata spesso da quello che è il manometro stesso. Come vengono smaltiti quando finiti, consumati? Ottima domanda.
Qui abbiamo un codice CER, rientra nello decreto dello smaltimento, rientra in determinati codici CER che prevedono che ogni materiale oggi viene gestita e riciclata praticamente al 100%, le gomme, le plastiche vengono smaltite come anche il metallo e la sostanza estinguente è smaltita appunto con i codici CER. Nella scuola Idele facciamo quello che sono le attività antincendio, abbiamo il campo prove autorizzato fuori e oltre a fare quindi tutte le parti teoriche che permettono di capire quelle che possono essere le esposizioni al fuoco, capire i problemi che abbiamo sia nell'ambito civile che nell'ambito lavorativo, quindi anche nei cantieri come anche a casa privata, utilizziamo con un'esposizione diretta dei vari presidi antincendio direttamente sui nostri campi prova che erogano varie attività diciamo di fuochi gestibili appunto per essere chiamati addetto antincendio e ricordiamoci non vigili del fuoco. Ecco, un'ultima domanda, appunto come si svolge una prova antincendio? Allora, la prova antincendio si svolge molto semplicemente. Bisogna comunque fare una parte teorica, perché dalla parte teorica si costruisce un po' quella che è la figura. Bisogna capire quelli che sono i codici d'apprendimento, tutte le caratteristiche per quanto riguarda il triangolo del fuoco, il capire da che cosa scaturisce, da che cosa nasce, fino ad arrivare a una certezza e una diciamo, conoscenza della materia. Successivamente nell'attività formativa si erogano determinati simulatori gestiti in sicurezza per la quale l'operatore, avendo il suo casco, il suo giaccone, i suoi guanti anticolore, quindi con un'esposizione diretta alla fiamma ma protetto, viene essere chiamato a intervenire, seguito appunto da noi istruttori, nell'intervento stesso sul fuoco. Il codice di prevenzione incendi è il frutto di 2 anni di intenso lavoro da parte di funzionari e dirigenti dei Vigili del Fuoco, esperti nelle varie tematiche trattate dal decreto. Presso l'Istituto Professionale Edile, il 2 febbraio avrà inizio il corso di 120 ore in prevenzione incendi per professionisti, finalizzato all'iscrizione appunto dei professionisti all'albo del Ministero dell'Interno. Contemporaneamente inizieranno anche i corsi di aggiornamento per professionisti finalizzati al mantenimento dell'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'Interno. I corsi professionisti dovranno svolgere 40 ore di aggiornamento entro agosto 2016 per coloro che si sono iscritti all'elenco del Ministero dell'Interno prima di agosto 2011.